Ci ecco, siamo? Grazie. Ci siamo. Perfetto. No, dicevo che fin dall'inizio quello che si è notato di questa malattia è che la morbilità, ovvero l'aumento delle complicanze e la mortalità soprattutto, i ricoveri in terapia intensiva, erano associati, sono associati principalmente con o la malnutrizione grave delle persone anziane, ma soprattutto con le malattie metaboliche. Quindi le malattie metaboliche sono fondamentalmente rappresentate dal diabete tipo 2, tipo 1, associato all'obesità, che è uno dei fattori più importanti, e c'è una progressione notevole a seconda del BMI, dell'indice di massa corporea, della progressione di malattia e della mortalità associata al BMI, l'ipertensione che di fatto è associata all'obesità e anche la malattia renale, che anche questa di fatto è associata in parte al diabete o altre patologie, in particolare l'ipertensione. Fondamentalmente quindi il Covid tende ad uccidere chi è in una situazione di questo tipo. Tutto questo ha un suo notevole riscontro fisiopatologico, perché fondamentalmente sia il diabete, sia l'ipertensione, sia l'obesità, sia le patologie renali hanno di fatto una situazione di infiammazione cronica latente, con una iperattivazione, un aumento dell'attivazione della mieloperossidasi in particolare, che è un enzima che implica infiammazione, e fondamentalmente tutte queste situazioni tendono a complicarsi con una iperattivazione delle cellule infiammatorie. In base a questo abbiamo ipotizzato, insieme poi l'ho condiviso con Matteo Bassetti, questo nel marzo dello scorso anno, questa ipotesi in cui le cellule, i macrofagi, che sono le cellule infiammatorie, che sono le prime ad essere interessate dal Covid, il virus, il coronavirus, entra nelle vie aeree, entra negli alveoli, contatta le cellule alveolari e contemporaneamente contatta sui recettori, appunto, ACE2, che sono i recettori dell'angiotensinogeno, fondamentalmente si lega a queste cellule. E i macrofagi, che sono cellule quiescenti, si trasformano in cellule M1. Queste cellule M1 sono cellule fortemente, coinvolte nel fenomeno infiammatorio, perché liberano sostanze che sono citochine. Le citochine sono praticamente, delle spolette che fanno esplodere delle bombe che sono rappresentate dalle cellule che provengono dal sangue e che portano a uno stato infiammatorio ulteriore, granulociti, che sono cellule, globuli bianchi, piastrine, e formano anche quelli che vengono definite trappole, trap, tra piastrine e globuli bianchi. A lato di questo, queste cellule, che sono i macrofagi, attirano anche i monociti dal sangue e a loro volta aumentano questo stato infiammatorio, che è, uno stato infiammatorio tipico di, soprattutto, come dicevo, soggetti con diabete, soggetti con ipertensione, eccetera. Il fatto che i soggetti diabetici avevano una maggiore mortalità e una morbilità più elevata mi ha fatto pensare alla possibilità di bloccare le cellule macrofagiche, perché i macrofagi di fatto lavorano con lo zucchero, sono ghiotti di glucosio, e infatti questi macrofagi, nel momento in cui si attivano, cioè vengono attivati e devono scatenare l'infiammazione, cosa fanno? Si trasformano in cellule che utilizzano soltanto glucosio. Non utilizzano i grassi, li utilizzano malamente i grassi,
utilizzano soprattutto glucosio e a questo punto la cosa migliore è stata quella di bloccare la benzina di questi macrofagi, bloccandoli utilizzando una dieta fortemente priva di glucosio e quindi fortemente carente del principale meccanismo attraverso il quale si forma l'energia. Sappiamo che l'energia infatti si forma da che cosa? Dalla trasformazione del glucosio a acetato, a lattato. Ora, è un problema di biochimica piuttosto importante. Normalmente il glucosio viene demolito fino a anidride carbonica e acqua, ma questo avviene quando, diciamo, non c'è un meccanismo cosiddetto di glicolisi aerobia. Invece, quando c'è un meccanismo di glicolisi aerobia, come nel caso di questi macrofagi, fondamentalmente si ha una sola produzione di lattato e quindi di acido lattico che va a aumentare l'acidità della zona e porta a un'accelerazione di questo processo di accumulo di cellule infiammatorie. Attraverso quindi l'ipotesi di una dieta che bloccasse l'apporto di glucosio, abbiamo deciso di fare una terapia metabolica associata a tutta una serie di altre terapie che erano prevalentemente antinfiammatorie, come in caso di come l'utilizzo del cortisone oppure di altri farmaci antivirali, eccetera. Naturalmente tutti questi farmaci sono stati utilizzati in quel tempo. E un gruppo di soggetti che erano ricoverati presso la divisione di malattie infettive del professor Matteo Bassetti ha fatto la dieta chetogenica, ovvero una dieta fortemente carente di glucosio. Contemporaneamente un altro gruppo di pazienti del piano inferiore, piano meno 2, facevano invece una dieta standard, ricca di zuccheri, di carboidrati complessi, una dieta tipicamente ospedale, però in ogni caso una dieta mediterranea, tradizionale. Che cosa succede di tutto questo? Fondamentalmente succede che a distanza di 3 mesi abbiamo raccolto i dati, questi dati sono stati analizzati e hanno portato a un determinato risultato, ovvero che il fatto di mettere una dieta fortemente povera di carboidrati e quindi di zucchero, particolarmente la dieta chetogenica, soggetti con Covid, quell'ipotesi fisiopatologica che è legata fondamentalmente a una riduzione dello zucchero, quindi una riduzione dell'attivazione delle cellule macrofaghe, macrofagi che hanno una iperattivazione, sembrerebbe abbastanza veritiera. Questo è uno studio che è stato fatto però non in maniera randomizzata, perché noi abbiamo proceduto nel mese di marzo, aprile, maggio, giugno all'inserimento di pazienti volontari che, visto che non esisteva nessun tipo di indicazione come si dice, evidence-based, basata sulle evidenze, per scegliere un regime alimentare rispetto a un altro regime alimentare, gli è stato proposto di fare questo tipo di regime. Naturalmente i casi che noi abbiamo studiato con la dieta chetogenica poi sono stati comparati con tutti coloro i quali avevano fatto una dieta normale, di tipo normo calorica equilibrata. E successivamente, comunque, nel corso di questo studio iniziale pilota, abbiamo sviluppato un progetto che è stato presentato al comitato etico di uno studio randomizzato. Gli studi randomizzati sono studi che mettono in maniera casuale un soggetto contro un altro soggetto con le stesse caratteristiche e quindi sostanzialmente preso come con la moneta
testa o croce. Abbiamo quindi sviluppato questo progetto che finalmente dopo 4 mesi è stato approvato dal comitato etico e ad agosto è stato appunto deliberato. Siamo partiti naturalmente con la comparsa della seconda pandemia nel mese di settembre e questo secondo studio è ancora in corso perché è uno studio che ha coinvolto sia questo centro ma anche altri centri, uno a Udine, in cui sostanzialmente si ha proprio la volontà di dimostrare quello studio che comunque è già stato pubblicato e che comunque suggerisce il pilota della necessità di intanto ridurre fortemente i carboidrati e poi possibilmente nella prima settimana anche raggiungere una dieta chetogenica. Cosa succede in effetti con un'infezione? Perché l'infezione è un processo abbastanza comune a tutte le malattie infettive, sia malattie infettive virali ma anche batteriche. Fondamentalmente l'organismo si mette, come si può dire, in gravidanza, una sorta di gravidanza, l'infezione, perché che cosa cresce nell'interno dell'organismo? Non cresce certamente un bambino, ma cresce un apparato, che è l'apparato immunitario, e a spese di tutto il resto. Il fatto che durante un'infezione aumentino il numero delle cellule, quindi infiammatori, macrofagi, globuli bianchi, i linfociti, si verifichi un incremento della produzione di proteine che sono fondamentalmente gli anticorpi, si aumenti la moltiplicazione cellulare dei linfociti, la moltiplicazione cellulare dei macrofagi. Tutto questo porta a un elevato consumo di proteine fondamentalmente che sono necessarie per l'utilizzo essenziale della sintesi proteica necessaria per la produzione di anticorpi, per la formazione di cellule. Si vengono a creare molte cellule, quindi è necessario formare membrane, quindi si ha la necessità di grassi, i grassi vengono utilizzati nelle membrane, quindi a scopo assolutamente plastico e non energetico, come normalmente accade per i grassi. I grassi servono per formare membrane cellulari, gli aminoacidi vengono convertiti in DNA, RNA. Contemporaneamente c'è un'enorme necessità di arginina, c'è un'enorme che viene utilizzata invece per la distruzione dei virus o dei batteri attraverso l'ossido nitrico sintasi che utilizza l'arginina, e l'arginina viene utilizzata tantissimo per questo processo di distruzione batterica virale. Contemporaneamente si ha una grossa assorbimento di glutamina, che è un aminoacido che diventa importantissimo durante l'infezione, in quanto la glutamina viene pompato all'interno della cellula e viene in parte utilizzato come energia, in parte viene utilizzato come azoto e distribuito nella sintesi proteica, nella sintesi di aminoacidi. C'è un aumento del consumo di acidi grassi, come dicevo, per le sintesi, e in particolare poi successivamente, quando c'è una fase di guarigione, i macrofagi M1 lasciano posto ai macrofagi M2. Questi macrofagi M2 sono invece assolutamente poco ghiotti di zucchero e invece utilizzano moltissimo i grassi per scopo energetico. Inoltre questi macrofagi M2 producono quelle che vengono chiamate resolvine, che sono sostanze che hanno un effetto di spegnere l'infiammazione, e queste resolvine sono prevalentemente formate da acidi grassi omega-3, nel motivo per cui gli acidi grassi omega-3 svolgono un ruolo molto importante in questo processo antinfiammatorio finale, che è quello della guarigione dell'infezione. Quindi di fatto questa gravidanza che inizia appunto appena
c'è l'infezione, è una gravidanza a rischio, perché evidentemente il soggetto non sempre se la cava, ma deve essere comunque contenuta con un elevato consumo, dicevo, di proteine, quindi c'è un fabbisogno molto elevato di proteine, c'è un elevato consumo, dicevo, di zuccheri all'inizio, e naturalmente se questi zuccheri sono eccessivi, soprattutto laddove c'è diabete, eccetera, in situazioni polmonari come quella del Covid, questo, diciamo, esagerato consumo di zucchero può essere associato a un peggioramento clinico che si sviluppa tipicamente durante a termine della prima settimana, in generale durante la seconda settimana, e quindi c'è la progressione dalla fase anziché di guarigione alla, diciamo, cosiddetta sindrome della coagulazione intravasale polmonare, che porta poi alla cosiddetta, appunto, ARD e alla possibile morte, o naturalmente a un, diciamo, un passaggio in terapia intensiva, la necessità di una intubazione e così via. Tutto questo quindi ha un suo significato preventivo principalmente. Il fatto di fare una dieta chetogenica dovrebbe essere il bagaglio culturale soprattutto del medico di medicina generale e anche dei pazienti. Naturalmente i pazienti devono essere però tenuti un po' sotto controllo, perché non è che una dieta chetogenica può essere amministrata facilmente in tutti, ci sono delle controindicazioni e soprattutto bisogna stare attenti, soprattutto quando si prendono dei farmaci antidiabetici che hanno un effetto di, diciamo, portare in ipoglicemia il soggetto qualora appunto si riduca tantissimo l'apporto di carboidrati. Quindi fondamentalmente, diciamo, la dieta intanto che deve essere fatta durante le prime fasi di infezione del Covid, a nostro avviso, è una dieta fortemente ipoglucidica. Tutto questo è molto utile perché intanto può spegnere l'infiammazione e può abbassare anche la glicemia. Noi sappiamo quanto in corso di febbre si ha un incremento della glicemia e si ha una difficile gestione della situazione glicemica, anche perché contemporaneamente, come si diceva prima, tutto l'organismo è un po' pilotato verso la distruzione dei tessuti periferici del muscolo. Si perde muscolo durante un'infezione. Perché si perde muscolo durante un'infezione? Perché l'organismo salvaguarda il corpo dalla, diciamo dalla perdita di proteine indotta, come dicevo prima, dalla formazione di anticorpi, dalla formazione di nuove cellule, eccetera. Non serve niente il muscolo a un soggetto che combatte un'infezione. In quel momento serve, cioè non serve come muscolo, serve come deposito di proteine, e quindi ed è il motivo per cui si perde molto peso durante l'infezione. È evidente che meno si perdono proteine di derivazione endogena, ovvero dell'organismo, meglio è, ed è per questo che bisogna dare una elevato contenuto di proteine a tutti i soggetti che hanno appunto un'infezione in corso, a maggior ragione in corso di Covid. Ora, io credo di aver detto parecchie cose, credo che se c'è qualcuno che ha bisogno di maggiori dettagli può chiedermi informazioni. Vedo che non c'è in questo momento, non ci sono domande. E allora continuiamo. Ecco, c'è qualcuno che mi chiede qualcosa. Vista la correlazione con i lattati, ritiene che la dieta chetogenica possa essere utile anche negli episodi di acidosi? No, allora, in realtà i lattati vengono prodotti da una glicolisi aerobia in elevato quantitativo, quindi c'è già una tendenza un pochino all'acidosi. È un'acidosi che peraltro è un'acidosi minimale. Sicuramente se c'è un diabete tipo 1 o un diabete tipo 2
trattato in maniera eccessiva, questa acidosi può essere pericolosa e andare in chetoacidosi. La chetoacidosi è un evento che si riscontra soprattutto nel diabetico, qualora appunto ci sia un eccesso di corpi chetonici associato anche a una forte acidosi, cosa che normalmente l'acidosi della chetosi è abbastanza minimale. Tornando un pochino alla dieta chetogenica, è interessante, recentemente mi è arrivato un articolo da valutare dal punto di vista della pubblicazione, di soggetti trattati in Friuli Venezia Giulia, tutti da diabetologi, da un gruppo di diabetologi che li ha trattati con dieta chetogenica. E questo gruppo di soggetti con diabete tipo 1, trattati per un anno con una dieta normocalorica chetogenica, hanno ottenuto dei vantaggi notevoli per quanto riguarda gli episodi di ipoglicemia, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'emoglobina glicata, che è scesa molto, così come è scesa naturalmente il fabbisogno insulinico. E curiosamente sembra che anche chi ha avuto il Covid, dei pazienti che sono stati trattati in questo gruppo con dieta chetogenica, chi ha mantenuto la dieta euchetogenica nel tempo, abbia avuto un vantaggio dal punto di vista prognostico, in quanto non è stato ricoverato e non ha avuto un esito infausto. Tornando un po' al nostro studio, ecco un'altra domanda: i pazienti in nutrizione artificiale sono da considerarsi particolarmente fragili, come diabetici, anziani, eccetera, se ben bilanciati, quindi con un forte apporto vitaminico sono un po' più protetti. Allora, intanto la fragilità è un qualcosa di comune a tutti i pazienti con malattie croniche. La fragilità dei pazienti diabetici, anziani, metabolici, se i pazienti di nutrizione artificiale sono anche diabetici e sono anche anziani, è evidente che il rischio sale moltissimo. Tra l'altro, un altro aspetto che vi avevo segnalato è che oltre alla fatto di essere diabetici, molto spesso le persone anziane sono anche sarcopeniche. Quindi quel discorso che dicevo prima, ovvero che il muscolo può servire come deposito per l'organismo, per utilizzarlo, per sintetizzare cellule, per produrre anticorpi, è evidente che un soggetto sarcopenico, cioè con deficit muscolare, può diventare sicuramente molto più a rischio. Quest'altro aspetto: avete avuto esperienze di pazienti già in NPT che sono state contagiate? Allora, noi nella nostra diciamo unità operativa non abbiamo riscontrato persone in corso di nutrizione parenterale domiciliare con contagio da Covid. Sicuramente i pazienti nell'arco della popolazione ospedaliera che facevano anche nutrizione artificiale possono essere stati contagiati, ma non ne abbiamo conoscenza. La nutrizione parenterale non è un fattore di rischio di mortalità per il Covid. È evidente che la nutrizione artificiale è un fattore di rischio per infezioni non Covid, infezioni soprattutto da catetere, che sono sicuramente infezioni molto pericolose. Altre domande? Non ce ne sono. Quindi, tornando un po' alle infezioni, è evidente che una dieta per una infezione deve tener conto, come dicevo, di un adeguato quantitativo di proteine, un buon quantitativo di carboidrati nel momento in cui non ci sono soggetti a rischio, ovvero diabetici, ipertesi, eccetera, un elevato quantitativo di vitamine. Ecco, rientriamo un attimo in questo argomento. L'apporto vitaminico è essenziale in generale,
ma è particolarmente importante in corso di infezione. E in particolare in corso di infezione è importantissima la vitamina D. Esiste un po' di discrepanza in letteratura sulla necessità di inserire la vitamina D, ma un dato di fatto è certo è che buona parte dei pazienti che avevano infezione da Covid e anche più gravi avevano un deficit di vitamina D. La vitamina D è un fattore importantissimo, non è una vitamina, ma è un fattore ormonale che regola anche le funzioni immunitarie e quindi la presenza di vitamina D è un fenomeno che deve manifestarsi sempre, un fenomeno, è una terapia che deve essere fatta sempre in corso di infezione, ma soprattutto prima, perché l'importante è sviluppare una mentalità preventiva dell'infezione. Mentalità preventiva dell'infezione è avere un buon supporto polivitaminico in tutti i soggetti, indipendentemente da quelli che sono più a rischio. Naturalmente quelli più fragili è meglio che abbiano un buon supporto di vitamine, sia del gruppo idrosolubile, vitamina B1, 2, vitamina B6, vitamina B12, acido folico, ma anche le vitamine A, D e E, ed è stato riscontrato che ad esempio la vitamina A e la vitamina E sono molto importanti nelle infezioni anche da morbillo e altre infezioni virali. Ricordiamo quindi necessità di vitamine, ma non solo, anche di oligoelementi, lo zinco rientra tra i fattori importanti nelle difese immunitarie, il selenio in particolare è importante per quanto riguarda i fenomeni di lisi batterica mediati dall'ossido nitrico. Ricordiamo l'arginina, che è molto importante, quindi un integratore a base di arginina è utile per la protezione immunitaria e anche la glutamina, suo significato importante come l'acido aspartico. Quindi altro aspetto importante sono gli omega 3, che sono molto importanti. Tutto questo può essere trovato sia negli alimenti che in integratori. Per quanto riguarda gli integratori, possiamo dire che è molto utile come integratori delle sostanze che contengono ad esempio sieroproteine di latte, che hanno un elevato contenuto in aminoacidi essenziali, in particolare in aminoacidi ramificati, aminoacidi come la leucina, la isoleucina, la valina, che hanno un ruolo molto importante nella sintesi proteica. Altri aminoacidi importanti sono l'arginina, la glutamina. Importante è un buon apporto, come dicevo, di cisteina e di metionina, che sono aminoacidi solforati e che hanno un ruolo decisivo nei fenomeni antiossidanti. La cisteina in particolare rientra con la glicina e con la glutamina nella sintesi del tripeptide glutatione, e il glutatione ha un ruolo importante antiossidante, cosa che l'ossidazione si riscontra frequentemente in maniera elevata in tutti i fenomeni di tipo infettivi. Dunque, ricapitolando, buon supporto proteico. Recentemente è uscito un articolo molto interessante sul ruolo della frutta, cioè della verdura e del pesce nella prevenzione da Covid. Il pesce è molto importante, certo, è importante perché ha delle proteine nobili, ha delle proteine di facile utilizzo, ha delle quantità elevate di omega 3 e quindi è utile nelle fasi iniziali, ma è utile anche nelle fasi finali dell'infezione. Integratori a base di omega 3 sicuramente insieme con integratori a base di vitamina D possono essere molto utili, così come integratori che contengono arginina, glutamina, omega 3 e polivitaminici. Questi secondo me sono molto utili proprio nel bilanciamento della prevenzione del soggetto appunto con Covid. Alessandra, non so se ci sei. Vediamo di
Sì, ci sono, eccomi. Sì, ecco, no, se avete altre domande, perché io poi potrei andare avanti a sparare, ma credo che diventi un po' un monologo a cert'ora. Ma visto che la prevalenza dei pazienti, siamo tutti pazienti in nutrizione artificiale, questa importanza della protezione vitaminica ci viene garantita dall'equilibrio che ci viene dato dalla parenterale, dagli integratori che già prendiamo, oppure in periodo di pandemia, secondo te, avrebbe senso aumentare l'apporto vitaminico? Ma io sto notando che, a mio avviso, sempre di più, soprattutto nel lungo termine, vedo deficit di vitamina A, D, E, che sono scarsamente compensati dall'apporto di vitaminici quotidiani, perché se la parenterale viene adeguatamente fornita con una frequenza di 6-7 sacchi alla settimana, nel tempo non si manifesta un deficit perché l'integrazione di vitamine è costante. Quando invece i soggetti sono con 2-3 sacchi alla settimana, è evidente che il supporto vitaminico, che dovrebbe essere un supporto tarato su una nutrizione parenterale totale tutti i giorni, laddove c'è un deficit di assorbimento, porti nel tempo a un progressivo depauperamento, a una progressiva riduzione delle vitamine. Ora, il problema è che queste vitamine devono essere integrate. E come si integrano? Per via orale sappiamo che una buona parte dei soggetti, ovvero di voi, non ha un grande assorbimento, soprattutto tenendo conto che le vitamine liposolubili soprattutto sono deficitarie e tenendo conto che le vitamine liposolubili, così come anche la vitamina B12, che non è una liposolubile, ma viene assorbita nell'ilio terminale, non essendo apportate quasi tutti i giorni, nel tempo tendono a abbassarsi e allora dovremo integrarle con delle vitamine assunte per via intramuscolare. Poi il problema è che i prodotti intramuscolari sono, diciamo, in fase di estinzione, non so per quale motivo, ma si possono trovare prodotti contenenti vitamina A, E e D per i cavalli, ma a parte i cavalli nessun altro ha la possibilità di avere vitamine intramuscolari. E questa è una cosa gravissima, a mio avviso. E anche per avere la vitamina D e la vitamina A si può, bisogna fare dei salti mortali a livello ospedaliero per averla, e credo che le associazioni di pazienti dovrebbero un po' insistere per garantire, far sì che si venga garantito un prodotto, almeno uno o due prodotti a base di vitamine liposolubili ad uso intramuscolare. Questa è una battaglia che dovreste portare avanti perché, a mio avviso, manca. Tenete conto anche che non solo la nutrizione artificiale, ma il rovescio della medaglia, i pazienti con disturbi legati all'assorbimento indotto da interventi bariatrici, che poi sono più o meno simili dal punto di vista lungo termine a un soggetto con l'intestino corto, perché è un intestino corto voluto, mentre l'intestino corto non voluto è quello della cosiddetta sindrome intestino corto, ovvero insufficienza intestinale cronica benigna. Però l'insufficienza intestinale cronica benigna derivata da terapie come la diversione biliopancreatica evidentemente porta a delle situazioni di deficit, cecità anche, che possono essere assolutamente sovrapponibili a quelle di chi è in nutrizione artificiale. In realtà è più protetto chi è in nutrizione artificiale, domiciliare, rispetto a chi invece viene abbandonato dopo chirurgia bariatrica nel corso degli anni, perché evidentemente uno che ha fatto un intervento di chirurgia bariatrica 20 anni fa non è più seguito da nessuno tendenzialmente. E spesso, sempre di più, si osservano casistiche di questo tipo. Quindi le carenze vitaminiche legate al malassorbimento sono da controbattere e soprattutto da prevenire nel lungo termine.
Tra l'altro adesso, sviluppandosi anche sempre di più il diciamo, miglioramento dell'assorbimento intestinale, soprattutto idrico, mediato da teduglutide, quindi da farmaci che consentono di come si dice, svezzare il paziente dalla sacca, però non si associano, a mio avviso, con una contemporanea e adeguata apporto e adeguato apporto di micronutrienti al soggetto. Quindi una maggiore attenzione deve essere fatta nel lungo periodo, soprattutto di quelli che fanno teduglutide, perché un soggetto che passa da 6, 7, 8 sacche come te a 3, 4, 2, sempre meno, perché sicuramente dal punto di vista dei volumi, del parziale assorbimento dei nutrienti, però io non sono ancora certo al 100% che ci sia anche un assorbimento dei micronutrienti e credo che non ci siano studi a riguardo. Un dato di fatto è che l'apporto quotidiano di oligoelementi, di vitamine, è un soggetto che fa parenterale totale c'è, un soggetto che fa parenterale due volte alla settimana non c'è più, perché a questo punto bisognerebbe raddoppiare, triplicare la dose di farmaco, e che poi sono quei due, tre che normalmente vengono assunti, ovvero Cernevit, Solvit, Vitalipid. Bisognerebbe raddoppiare la dose nei giorni in cui si fa, per cui se uno fa, questo è un discorso che nasce da un brainstorming adesso, però alla luce di queste considerazioni mi sembra vantaggioso che il trattamento vitaminico non sia più considerato un trattamento vitaminico quotidiano, ma deve essere più che doppio o triplo a seconda del numero di sacche che si fanno durante la settimana, e meno, capito? Certo. Perché poi alla fine il bilancio diventa così, proprio per continuare questo brainstorming, che effettivamente quando io avevo ridotto tanto le sacche, la cosa su cui, cioè, io non avevo sensazione di particolare fame, non avevo tanto peso, ma mi sentivo molto debilitata. Questo poi le abbiamo riaumentate. Potrebbe essere legato a questa cosa delle vitamine? A parte, vabbè, io la integro tanto le vitamine, come sai. Certo, no, ma infatti sicuramente un buon apporto vitaminico anche per bocca deve essere mantenuto sempre. Ora, il problema grosso è che non abbiamo delle tecniche che ci garantiscono di valutare le vitamine, ad esempio idrosolubili, a parte l'acido folico e la vitamina B12, non sappiamo minimamente se abbiamo dei deficit di vitamina B1, B2, B6, di acido nicotinico, non lo sappiamo in realtà, lo ipotizziamo che non ci siano, perché in realtà sappiamo che in generale l'assorbimento è buono, però non dosandole non abbiamo certezza assoluta. È evidente che la vitamina B1 ad esempio serve molto per le sintesi e quindi le trasformazioni del metabolismo glucidico. Non sappiamo se poi un deficit di vitamina B1, B2 sussistano, perché non abbiamo la possibilità di valutarlo, così come non abbiamo la possibilità più di valutare il bilancio di nutrienti persi a livello fecale. Ora, visto che stiamo facendo una chiacchierata, quindi devo dire la verità che ho avuto questo incontro recente con il direttore del laboratorio di San Martino, perché gli ho chiesto di implementare l'esame delle feci, gli ho chiesto anche se vogliamo sviluppare un progetto sullo studio dell'assorbimento fecale, anche eventualmente anche per tutta Italia, non è che San Martino non sia in grado di gestirlo, evidentemente ci vuole un finanziamento ad hoc, perché non c'è un ritorno particolarmente vantaggioso da usare i grassi, i carboidrati, le proteine fecali.
perché se ci sono 5, 10, 20 persone che ne usufruiscono, purtroppo i calcoli che fanno i manager in questo momento sono tali da controindicare. Ma secondo te, partendo dal presupposto che possa essere una procedura utile per noi con l'insufficienza intestinale cronica, non potrebbe invece essere anche un esame che poi risulta utile ad altri pazienti, per esempio nel caso dei grandi obesi, per valutare perché assimilano di più o di meno? Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, secondo me in realtà è l'assorbimento intestinale è veramente un velo di Maya della medicina, ma anche la funzione pancreatica non funziona bene. Se pensate che io, per sapere se un paziente con una neoplasia del pancreas assorbe o non assorbe, ormai sono ridotto a fargli delle domande tipicamente di semeiotica medica, che poteva essere assolutamente vantaggiosa nell'Ottocento, e comunque noi l'indagine sull'assorbimento intestinale dei pazienti con neoplasia pancreatica è esattamente la stessa che facevano i miei medici antenati. Non avevo avuto medici in famiglia, però nell'Ottocento, nel secolo scorso, eccetera, eccetera. Adesso forse abbiamo la possibilità, parlo di San Martino, ma in generale anche la valutazione della funzione pancreatica è scarsissima, sono pochi centri dove si valuta. Quindi fondamentalmente l'assorbimento, come la digestione, sono due aree scarsissimamente implementate dal punto di vista laboratoristico. È chiaro che non lo verifichiamo, perché infatti poi fare diagnosi sui nostri pazienti è sempre complicatissimo. Certo. Perché con una resezione intestinale uno è difficile che sbagli la diagnosi, voglio dire, se l'intestino non si può. Però in tutte quelle patologie invece correlate al malfunzionamento, dalle gastroparesi a altre forme di complicanze, spesso e volentieri davvero manca proprio un aspetto diagnostico, cioè uno strumento o più strumenti che permettano una diagnosi più efficace e immediata di quelle che sono le problematiche funzionali. Il problema principale è quello di trovare soluzioni tecnologiche a un problema che, a mio avviso, dal punto di vista del biologo di laboratorio, è un problema fastidioso. Allora, io credo e credo quasi con certezza che il motivo principale per cui questi esami non sono stati implementati o tendono a essere abbandonati è perché sono esami assolutamente sgradevoli nella parte tecnica. Ma io credo che nel 2021 esistono tecnologie, possono esistere, perché io non sono un ingegnere, un bioingegnere, però ne abbiamo già parlato. Ritengo che bisognerebbe implementare, tenendo conto che, come dicevi te, anche la chirurgia bariatrica è una chirurgia che potrebbe avere un grosso bacino rispetto agli intestini corti, rispetto anche ai tumori del pancreas. E quindi, a mio avviso, va implementato questo aspetto tecnologico. Non so se io sia l'individuo più adatto per portare avanti questa cosa qua, però credo che bisogna portarla avanti. Poi non riuscire a farla qua, ma la faranno da qualche altra parte, secondo me bisogna arrivare a una soluzione. Con questo io ti direi che ho purtroppo esaurito il mio tempo a disposizione. Ci vedremo molto presto, credo, per questo progetto. Ti parlerò, come presidentessa dell'Associazione Anna, di tutta quest'area di laboratoristica che, a mio avviso, va assolutamente migliorata. Saluto tutti e vi ringrazio. Do solo una cosa, puoi mica rispondere alla domanda che è arrivata. C'è ancora una domanda, forse due, in attesa, se ci puoi... Non so dove siano. Allora, c'è differenza nella risposta alla dieta anche nei confronti dell'infezione da Covid tra diabete di tipo 1 e di tipo 2?
Non lo sappiamo perché non abbiamo fatto nessun paziente di tipo 1 in questo momento, e quello che ho sono dati, diciamo, ipotetici del Friuli, di soggetti che però non erano randomizzati, quindi non sappiamo assolutamente nulla di questo. Ok. Grazie. Okay. Grazie mille. Grazie Samir. Arrivederci.